Donny D'Alessio musicalmente, inizio prestissimo da piccolo a studiare musica, poi pianoforte, iniziamo con questo strumento qui, anche se no, l'ho abbandonato per un po', non sono certamente un pianista. I primi gruppi a 14 anni, a 17 inizio a fare mie cose, un demo, registrazioni, poi nel 92 il mio primo disco e da lì in poi, da una band all'altra siamo arrivati a fare X Factor, l'anno scorso. E attualmente Tony D'Alessio porta avanti il suo progetto solista e altre cose, tra cui la mia band storica, che sono i Guernica. Appena uscito da X Factor non vedevo l'ora di tornare alla mia vita, quindi subito sono rientrato alle mie attività di mentoring perché io insegno canto e attualmente sto lavorando a un mio progetto solista e chiudendo il lavoro su un complessivo molto complicato con i Guernica di un doppio album che uscirà credo in primavera, sicuramente dopo il mio EP da solista. Lì ci saranno 22 brani nuovi di cui ho scritto tutti i testi e le melodie e quindi mi sento molto rappresentato anche da questo album ovviamente. Sarà firmato Tony D'Alessio esclusivamente, ma mi sento rappresentato al 100% artisticamente da questo. Progetti per il futuro. Il futuro, prima di tutto, voglio continuare a essere Tony D'Alessio. Vi sembrerà strano, ma voglio restare esattamente quello che sono. Magari un po' più magro, dimagrire ancora un po', ma per salute, alla mia età, sapete. Musica, fare musica, costruire cose belle e divertenti, stravolgere la musica del passato e scriverne di nuova, girare video, se ci sono dei video in produzione interessanti, collaborazioni, tra cui Paige Thomas, che è una cantante americana che conoscerete forse per lo spot della Pepsi, ma sta girando un film e lei sta facendo diverse cose importanti e tante altre sorprese. Lo stato dell'arte oggi? Campagna Felix per tanti versi, ma non certo per questo, nel senso che l'artista in campagna è al limite delle condizioni esistenziali, siamo precari di sicuro economicamente per quello che riguarda la questione della professionalità, finché non arrivi ad emergere, allora hai vita un po' più comoda, ma è vita dura. Credo per tutti, per quelli che fanno cinema, musica, teatro. La Campania è una terra meravigliosa nella quale vogliamo restare assolutamente e a tutti i costi. È l'unico motivo per cui si resta è perché l'amiamo. Un saluto a Davicon, grazie, in bocca al lupo per quello che state facendo, che è qualcosa di importante, e contate sul mio appoggio ogni volta che vi servirà.